18 anni di condanna al magnate svizzero che praticamente ha fatto una strage, perché con questo, nonostante che sia stato vietato da 20 anni, l'amianto, pensate che continua a uccidere 2000 persone all'anno in Italia. 34.148 siti da bonificare ancora sotto smacco, sotto scacco dell'amianto. E allora la mia domanda è questa: al di là del fatto che pensate che il comune di Napoli non si è neanche costituito parte civile, quindi non avrà una lira, alle vittime andranno 30.000 euro a vittima, mi sembra 19 milioni di euro alla provincia. Ma la mia domanda è questa: quando l'avvocato difensore del magnate svizzero, lo chiamano un magnate, per me è un magnaccia, perché uno che ammazza la gente è un magnaccia, è un delinquente, ha detto l'avvocato difensore, ora chi verrà più a investire in Italia? Cioè, ma noi ci dobbiamo, con un'Italia che è una penisola, è praticamente come la Florida in America, io mi devo preoccupare se uno non può venire perché non si può ammazzare le persone, allora da noi gli investitori senza ammazzare la gente che ci vengono a fare? Ma siamo mica al tiro a segno, ma siamo mica al tiro al bersaglio, ma si vuole fare qualcosa per valorizzare le nostre coste, la nostra natura, e non queste cazze di fabbriche che ammazzano solamente la gente per produrre dei prodotti dei quali siamo già pieni, che non sappiamo più dove mettere, perché abbiamo gli armadi, i garage, i cassetti pieni di cazzate che non ci servono più, in virtù delle quali se ne compra dell'altro perché costano meno, si ammazza la gente. Ecco qua, poi sulla stessa pagina leggo eiaculazione precoce. Il momento, davvero solo un momento? Ora uno come me, che già non gliene danno, magari avere l'eiaculazione, cioè magari avere la eiaculazione, o precoce o no, basterebbe averla. È che ora io rischio. Cioè, ma di tutte le notizie interessanti che c'è nei giornali, ti parli di questo. Ah, interessante. Allora, è cambiato. Va bene, Arezzo. Un po' sapete la eucaluzione precoce. Arezzo cambia il questore. Arriva il questore nuovo e la moglie che gli dice: passano da Arezzo, pensa se diventi capo qui. Cioè, non si sa se era una minaccia. Se vedi Napoli e poi muori, vedi Arezzo, te spari, se passi dai boulevard, vedi quelle cazzate che hanno fatto. Però Rita, te fai presto a dire dell'eiaculazione precox. Perché vabbè, hai finito? Tanto se devi dire ste sciocchezze si può anche chiudere. Ma te me la dai? La notizia! Che chiudi? Nero! Ardagni costo nero, poi te la metti se mi abbronzo.